estromissione, venivano usati argomenti perché si era divorziato, perché un divorziato non poteva più essere uomo d'onore, aveva abbandonato moglie e figli, e quindi già questa era una questione molto sentita in Cosa Nostra, il fatto di abbandonare i figli e la prima moglie per un sgarro così da niente. Avveniva di essere posato anche per 6 mesi, perché non si era salutata una persona molto correttamente, o si era sgarbata, o si era stata villana, per queste cose. Senta, nel caso in cui una persona venisse posata, vi erano, e se lei ci può indicare anche dei fatti specifici, se ricordo dei fatti specifici, vi erano delle contromisure che prendeva, diciamo così, l'associazione mafiosa per impedire che questa persona parlasse, cioè che si potesse anche vendicare, per esempio, di essere stata posata? Questi dubbi nel passato non esistevano. Però esisteva un altro dubbio, che cioè che questo qua nascessero, come viene chiamata adesso molto comunemente, la stidda. E allora la persona che veniva estromessa, può darsi che per conto suo e sotto banco si facesse una piccola famigliola o grande famigliola all'esterno di Cosa Nostra, il quale in Sicilia si sono verificati questi fatti, a Favara, e me ne ricordo una io nel Trapanese, che era molto grave la cosa. E proprio perché si erano trovati in contrapposizione la famiglia regolare riconosciuta in tutta la Sicilia e la stidda, che non era riconosciuta in nessuna parte, ma che le dava molto fastidio nel paese. Ho le ultime due domande. La prima, lei ha parlato, però soltanto ha accennato, di una famiglia di Cruillas, se io ho sentito bene, alle domande della difesa di Cinè Gaetano. Quindi lei è a conoscenza dell'esistenza di una famiglia di Cruillas? Sì, sì, nel passato sì. Sì. Adesso non so. Lei sa chi ne faceva parte, oltre alle persone che già ha nominato? No. Non lo so. Le persone che ho nominato erano i suoceri, i parenti del fratello di Bontade, di Mimmo Teresi. L'ultima domanda. È sottoposto o è stato sottoposto a programma di protezione anche in Italia, oltre che in altri stati? Guardi, il programma di protezione che ho avuto io è stato negli Stati Uniti fino al 1988 o 89, non ricordo bene, ed è cessato. Ho preso il programma di protezione in Italia nel 1992 e sono ancora protetto dallo Stato. Senta, signor Buscetta, tra le clausole del suo programma di protezione, una cosa proprio brevissima la devo chiedere, le faccio un'altra domanda. Lei ha reso varie interviste, anche redatto dei libri insieme a dei giornalisti. Ha chiesto autorizzazione alla Commissione Centrale per questo fatto? Ma certo. Sì. Va bene, non ho mai fatto una trasmissione. E per esempio ieri è uscita una notizia sul giornale La Repubblica, sì. E credo che dovrei fare un'accusa, perché io non ho rilasciato nessuna intervista, proprio ieri. Perfetto, io non ho altre domande. Prego, perché mi riguarda una sola domanda. Signor Buscetta, visto che ne abbiamo parlato però così in vari frangenti, può chiarire per favore, fino al momento della morte di Bontade, quindi fino all'81, partendo dal 1974, quali sono stati i suoi spostamenti, i suoi movimenti? Come carcere? Non solo come carcere, anche in libertà, dove sei stato? No, sono stato carcerato dal 72 all'81. All'81? Sì, all'80. All'80. Poi scarcerato, è andato a casa di Bontade per 4 mesi, già ho detto. Sì. E poi sono ritornato in Brasile. E poi ritornato in Brasile. Durante la sua detenzione, lei diceva, è stato il soggetto
più eminente, così si è espresso all'interno del Luciardone? Sì. Va bene, grazie. Allora, signor Buscetta, sono il presidente del Tribunale, qualche domanda da parte del Tribunale. Lei quando è diventato uomo d'onore? Credo nel 1948-47. Senta, sino a che anno lei ha risieduto stabilmente a Palermo? Fino al 1963. Dopodiché lei è andato fuori la Sicilia? Dopodiché sono andato fuori in America, sono tornato in carcere nel 72, sono uscito nell'80 e alla fine dell'80, agli inizi dell'81 sono andato nuovamente in Brasile. Senta, quindi praticamente la mia stata a Palermo è terminata nel 1963. Ecco, senta, Buscetta, lei quando è che ha iniziato a collaborare con la giustizia? Come, non ho capito, mi scusi. Quando ha iniziato a collaborare con la giustizia italiana? Nel 1984. I motivi del suo... I motivi perché ho collaborato con la giustizia? Sì. Perché ho sentito che era arrivato il momento di collaborare con la giustizia. Poi erano successe molte cose gravi dentro la mia famiglia stessa che mi avevano fatto pensare che era giusto collaborare con la giustizia. Ecco, senta, Cosa nostra per me non esisteva più. Ecco, senta, signor Buscetta, le sue conoscenze dirette su fatti, personaggi e composizione delle famiglie palermitane, sino a quando risalgono? Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, chiarissimo. Fino al 1980. E nel periodo in cui è stato detenuto continuava ad avere notizie sulle vicende di Cosa Nostra? Sì. Dai stessi uomini d'onore di Cosa Nostra che man mano entravano in carcere? Entravano, con altre persone. Entravano in carcere, sì. E questo sino a quando, quindi? Sino a quando? Fino al 1980. Fino al 1980. Poi negli anni 81, mi incontrai con Badalamenti in Brasile e continuai ad avere quelle notizie che Badalamenti mi dava. Sì, fino all'83, momento che sono stato arrestato per poi essere estradato. Bene. Senta, tornando ora alla vicenda dell'uomo d'onore posato, lei già si è espresso in modo categorico dicendo che l'uomo d'onore posato non ha più rapporti con la famiglia di provenienza né con gli altri uomini d'onore di altre famiglie. Ma può succedere che all'uomo posato venga dato dalla famiglia qualche incombenza? Ho detto, signor Presidente, e mi deve scusare, ho detto categoricamente no. Quindi non c'è nessuna possibilità? Per quelle cose che conoscevo io, fino agli anni 80, non era possibile più. Si figuri che Badalamenti, che era stata una figura di primo piano, mi scusi se allungo l'argomento, ma per dare una spiegazione migliore, Badalamenti, che fino al 1978 era stata la figura prominente in Cosa Nostra, addirittura da capo della commissione, espulso dalla commissione, non condannato a morte, espulso dalla commissione, non si poteva incontrare e si incontrava con Bontade di nascosto e di notte, perché era proibito incontrarsi con un uomo posato come Badalamenti. Va bene, allora credo che possiamo porre termine all'esame il dottor Ingroia desidera porle ancora una domanda. Qualche domanda soltanto in prosecuzione della domanda appena fatta dal tribunale. Signor Buscetta, su quest'ultimo punto, cioè sull'uomo posato, volevo capire una cosa.
Lei ha detto che ci sono dei casi in cui l'uomo d'onore viene espulso, quindi viene posato, diciamo, in modo definitivo, e soggetti in cui l'uomo d'onore viene posato, viene sospeso per un certo periodo. C'è una differenza tra queste due ipotesi? Cioè si tratta di violazioni più gravi e violazioni meno gravi che comportano sanzioni diverse? C'è una differenza, perché secondo i canoni di chi amministrava nelle famiglie queste cose, che era sempre il rappresentante, e c'era il rappresentante moderno, c'era il rappresentante vecchio, antico, che la interpretava in una maniera diversa, e lui ne era solo il responsabile, e lo condannava, per esempio, a 6 mesi di sospensione, posato per 6 mesi. Faceva la comunicazione che era posato per 6 mesi e quindi inavvicinabile, ma inavvicinabile al punto di non salutarlo. Ma erano valutazioni che venivano fatte non da un codice specifico. Certo, hai fatto. E era una cosa che cambiava da persona a persona, da rappresentante a rappresentante. E quindi, finiti questi 6 mesi, poi l'uomo d'onore veniva riammesso con tutti gli effetti. Rientrava nuovamente a far parte della famiglia. Un'altra cosa che volevo capire: nel periodo in cui l'uomo d'onore veniva posato, non aveva più diritti, evidentemente, da uomo, i diritti di uomo d'onore li perdeva, ma manteneva sempre dei doveri verso l'organizzazione o no? No, no, non veniva né chiamato, solo che lui doveva comportarsi in una maniera giusta, ben diritta, non sbagliare, perché altrimenti la punizione avrebbe potuto aggravarsi, ma non veniva mai investito di responsabilità. Ma se l'uomo d'onore avesse avuto notizie che potevano essere utili per l'organizzazione Cosa Nostra, lui aveva il dovere di venire a riferire all'organizzazione o no? Non poteva avvicinare nessuno. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. No, però dottore, mi deve scusare, un'ultima frase prima che lei se ne va. Queste cose che appartengono alla mia vita, io non so negli anni attuali come si comportano. Io non lo so più. Certo. Questa è una cosa che appartiene al passato. Che riguarda la sua situazione. Che riguarda la mia situazione. Io non so poi come è diventata, dopo tutti quegli omicidi che sono successi negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta. Grazie. Un chiarimento su questo, sull'ultima proposizione. Signor Buscetta, mi scusi, sempre l'avvocato Trantino. Questo è quello che è successo alla sua persona oppure a quello che succedeva agli uomini posati fino al 1980? Perché non vorrei che sorgesse qualche equivoco. No, no, io dico della mia vita, non della mia vita personale, della mia conoscenza nella mia vita. Quindi quello che succedeva non agli uomini posati fino al 1980? 81. 80. Perfetto, grazie. Bene, credo che possiamo chiudere il collegamento con la postazione esterna. Grazie per la collaborazione. Signori, buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, per proseguo della verità istruttoria. Prego. Ci dovrebbe essere un altro collaboratore. Sì. Romeo Pietro. Chi è l'altro? C'è. Romeo Pietro, perché ho dimenticato. Sì. Allora, non possiamo chiudere il collegamento se c'è un altro. Pensavo ci fosse soltanto il signor Buscetta. No, c'è un altro. Allora, vogliamo riattivare il collegamento con la postazione esterna. C'è il signor Avino. Scusate, siete in collegamento ancora? Siamo in collegamento con la postazione esterna, mi sentite? Sì, la sento, allora, Presidente, allora, c'è un altro da collaboratore. Un attimo che oscuriamo e riprendiamo poi la linea. Sì, possiamo far allontanare il signor Buscetta, allora può andare. Sì, un attimo che chiamo il tecnico per oscurare. Riserva del Tribunale sulle nostre richieste istruttorie relative all'esame della signora Pisarda, volevamo integrarla, e lo faremo in corso d'opera man mano che acquisiremo gli atti, con una richiesta di acquisizione di un decreto di sequestro emesso dal giudice istruttore della Lucia a carico della Pisarda nel 1988, già esibito oggi al pubblico ministero, e che è relativo a parte delle dichiarazioni dell'assessore Pisarda, nonché a quel... all'origine di quell'inversione di tendenza che è stata poi oggetto di quei procedimenti che si sono sviluppati nel corso degli anni e che sono tuttora pendenti proprio a carico del dottor Della Lucia. Siccome in questo provvedimento di sequestro c'è una ricostruzione delle anomalie relative al patrimonio della Pisarda
che contrastano con quanto dichiarato dallo stesso Lapisardi innanzi a questo tribunale, ritenendo che questo provvedimento costituisca elemento di valutazione dell'attendibilità del soggetto che ha deposto innanzi al collegio, per questo ne chiediamo l'acquisizione. L'atto è conosciuto dalla, sì, dal pubblico ministero? Il parere, pubblico ministero? Presidente, non vi è alcuna opposizione, siamo perfettamente concordi sulla necessità di acquisire questo documento. D'accordo. Allora, perché ci non c'è, avvocato Calfano? Allora, rimane adesso l'accordo delle parti. Visto che se vuole esprimere insieme anche su questo, perché fa parte... Va bene, allora lo sciogliamo insieme ad altre riserve che già sono state formulate dal Tribunale. Comunque, diamo atto che la difesa dell'imputato Illustri ha prodotto copia del decreto di sequestro del giudice istruttore di Milano, Tribunale di Milano. Facciamo una piccola pausa di 5 minuti in attesa che il collaborante a Roma si prepari. Riprendiamo anche il collegamento con la postazione esterna. Le parti sono costituite come in precedenza e assente soltanto l'avvocato Tinaglia, difensore delle parti civili. Possibile delle spontanee dichiarazioni, sì, da parte del, sì, dottor De Luzzi. Dobbiamo definire prima il collegamento. Allora, siamo collegati con la postazione esterna, vero? Ecco, allora, sì, Presidente. Va bene, allora senta, può far entrare il collaborante, noi oscureremo qua i monitor. Sì, sì, oscurato, sì. Il difensore del collaborante è presente in aula, è lei? Buongiorno. Sì, lo sappiamo già perché è assoluto. Avvocato, mi pare Calzon, no? Ragione. D'accordo. E Angela Falcone. Bene. Allora, è presente il collaborante? Lei mi attesta la sua identità? Si tratta di? Romeo Pietro, nato a Palermo 8566. Bene, non ci sono altre persone oltre voi per assicurare la genuinità dell'atto istruttorio? Nessun'altra persona è presente, Presidente. D'accordo. Il difensore del collaborante è qua in aula da noi. Bene, allora, signor Romeo, lei viene sentito nell'ambito del procedimento penale a carico di Illustri Marcello e Cina Gaetano, quale imputato di reato connesso. Come tale, lei ha facoltà di non rendere interrogatorio. Lei vuole rispondere? Sì, sì. D'accordo. Allora, cominciare a corrispondere alle domande del pubblico ministero. Prego, dottore Gozzo. Signor Romeo, innanzitutto buongiorno. Le volevo dire e le volevo chiedere, lei conosce, ha conosciuto Cosa Nostra, è stato uomo d'onore o comunque vicino a Cosa Nostra? Cioè, non sono stato uomo d'onore, ma sono stato vicino a Cosa Nostra. In particolare a quale famiglia? E se ci può indicare anche chi? Sì. Brancaccio, Costo dei Mille, uguale. Lei conosce, ha conosciuto Nino Mangano? Sì. E che ruolo aveva questo Nino Mangano? Non ho capito com'è. Che ruolo aveva? Aveva un ruolo di dirigenza in questa famiglia? Sì, lui dopo l'arresto di Giuseppe Gaviano è subentrato lui, capomandamento di Brancaccio, Costo dei Mille, questo. Ho capito. Comandava lui. Senta, lei ha fatto parte del gruppo di fuoco della famiglia di Corso dei Mille e Brancaccio? Sì. Chi sì, altri sì, apparteneva a questo gruppo di fuoco? C'era Nino Mangano come capomandamento, poi c'era Gaspare Spatuzza, Cosimo Lonigro, Giuliano Francesco, Grigoli Salvatore, Giorgio Pizzo, Cristofalo Cannella, Giacalone Luigi, Giuseppe Barranca, io, e poi non mi ricordo, Pasquale De Filippo pure c'era come uomo riservato, diciamo. Sì. Senta, lei
ha conosciuto o ha sentito parlare di Vittorio Mangano? Sì. Chi gliene ha parlato? È stato Vittorio Tutino. Chi è Vittorio Tutino? È uno che faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio. Cosa le disse esattamente sul Mangano? Cioè, parlava che avevano arrestato questa persona. Sì. Le disse anche... Cioè, chi era uno... Sì, se era uomo d'onore, quale famiglia apparteneva. Sì, lui ha detto che era, l'hanno messo, diciamo, in via... Cioè, la famiglia di Portanuovo. L'hanno messo a fare cosa? Come reggente, come uomo che prende i soldi del pizzo, questo. Ho capito. Senta, lei ha mai sentito parlare degli ex Mulini Pecoraro o Mulini Virga? Non ho capito, come? Ha sentito parlare dei Mulini Pecoraro? Sì. Che cosa ha sentito dire? E da chi? Si sentiva dire che... Cioè pure la gente, le persone che dicevano che dovevano aprire qua un pastificio, un supermercato, una cosa di quei. E poi a me Giuliano Francesco mi aveva detto che si dovevano prendere tante persone, ragazze, amici, per farle lavorare qua. Cioè una lista di persone. Quindi questo glielo disse Giuliano Francesco? Sì. Giuliano le disse anche di chi era questo pastificio, questo immobile? Cioè, si diceva che era di Berlusconi, questo. Questo glielo disse lui, Giuliano? Sì. Senta, lei ha mai sentito parlare in relazione a questo immobile di Vincenzo Piazza? No, no. Di Zummo Francesco, di Zummo Ignazio? No, no. Non ho altre domande, Presidente. Nessuna domanda? Nessuna domanda? Senatore Calfano? Nessuna domanda? Va bene. Allora possiamo porre termine all'esame del signor Romeo. Quindi possiamo, finalmente, credo questa volta sia la volta buona, interrompere il collegamento con la postazione sì, esterna. Grazie per la collaborazione e buongiorno. Buongiorno. Possiamo oscurare. Presidente, noi a conclusione dell'udienza, anche se dimenticavo che c'erano le spontanee dichiarazioni, comunque solo una cosa brevissima, volevo dire che chiederemo la citazione, la prossima udienza presenteremo anche la lista esatta del capitolato, in relazione al giornalista Sergio De Gregorio di cui abbiamo parlato nel corso dell'esame dell'imputato reato connesso Buscetta Tommaso. Va bene, allora può formulare più esplicitamente la prossima udienza, allora, d'accordo. Se mi è capitato di prova, sì. Allora, se vuole De Lutri vuole rendere spontanea dichiarazione, ne ha facoltà. Sì, grazie. Signor Presidente, devo denunciare dei fatti che mi riguardano come cittadino e come deputato al Parlamento. Nei giorni scorsi alcuni giornalisti mi hanno telefonato chiedendomi se fossi al corrente di notizie trapelate dalla procura di questa città riguardanti dei provvedimenti nei miei confronti, provvedimenti di cui non conosco ovviamente la natura né l'entità. Siccome questa notizia non è isolata, non è stato un caso soltanto, ma è propalata anche a Montecitorio, a Roma, dove sono stato nella scorsa settimana, mi sono allarmato ovviamente e quindi penso che debba denunciare un fatto che è successo nei giorni passati. Già che questi provvedimenti sarebbero presi, così mi è stato detto dalla stampa, in ordine alla mia attività difensiva. Alla vigilia di Natale, esattamente il giorno 24 di dicembre, sono stato invitato da un signore a un incontro perché asseriva questo signore di avere importanti dichiarazioni da fare in mia difesa riguardanti questo processo. Mi sono recato all'appuntamento da questo signore. Già che eravamo in attività festiva non ho potuto neanche informare la mia difesa, nessun avvocato.
mi sono precipitato comunque a questo appuntamento e lì ho trovato delle persone in macchina che mi hanno seguito, fotografato e sono certo anche di essere stato intercettato telefonicamente, perché il punto in cui ho trovato queste persone lo avevo detto soltanto 20 minuti prima dell'effettivo appuntamento. Questo successe alla vigilia di Natale. Ricollego a questo punto anche altri fatti che mi riguardano, per esempio il furto avvenuto in una mia vettura di documenti e carte e libri che avevo nel bagagliaio della macchina. Ho denunciato il fatto alla Digos, questo avveniva nel mese di novembre. Naturalmente non ho ancora saputo nulla nei motivi di questa, di questo, diciamo, furto di carte. Io credo che sia mio dovere e diritto di difendermi e di cercare tutto ciò che è possibile, fare tutto ciò che è possibile perché la mia difesa possa essere efficace. Ecco, se questo clima intimidatorio, inquisitorio direi, che è degno di paesi e di regimi dove il senso della libertà non esiste, deve essere anche qui, io, signor Presidente, chiedo tutela nei miei confronti, ripeto, è come cittadino e anche come deputato al Parlamento. Chiedo quindi, anche se è possibile questo, di rinviare il verbale delle mie dichiarazioni al Presidente della Camera dei Deputati. Grazie. Buon mistero? Sì, Presidente. Vuole intervenire? Sì, grazie. Sì, prego. Sono abbastanza sorpreso del fatto che l'imputato faccia riferimento a clima intimidatorio, inquisitorio, addirittura chieda la trasmissione, se ho capito bene, al Presidente della Camera dei Deputati per notizie apprese dal giornalismo. Non sento. Per notizie apprese dai giornalisti che, se ho ben capito, anonimamente indicate dall'imputato, che se ho ben capito farebbero riferimento a gravissime accuse nei confronti del nostro ufficio, cioè che sarebbero trapelate le notizie relative a presunti non meglio precisati provvedimenti, quindi prospettando un reato di violazione del segreto d'ufficio commessa dal nostro ufficio, devo supporre. Così come ritengo estremamente grave l'accostamento che lo stesso imputato fa tra questa asserite violazioni commesse con una perquisizione, se ho ben capito, un furto fatto nella sua macchina, e quindi l'accostamento io ritengo gravemente anche offensivo nei confronti dell'ufficio che io rappresento, e quindi chiedo la trasmissione al mio ufficio del verbale odierno relativo alla dichiarazione resa dall'imputato. Dispone che copia del verbale d'udienza nella parte relativa alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato Marcello Lutri e della replica del pubblico ministero vengono trasmesse alla procura pubblica in sede alla Presidente della Camera dei Deputati e di cui fa parte l'onorevole Marcello Lutri. Bene, per proseguo dall'attività istruttoria ci aggiorniamo all'8 febbraio prossimo 21 con l'avvertenza che non andremo in videoconferenza, era prevista il pomeriggio per l'esame del signor Buscetta e quindi dovremmo, come Ministero, se ne è in grado, dovrà soltanto citare testi che possono venire in aula dalla seconda sezione penale. Vi riserverete di indicarli tempestivamente alla difesa. Signore, buongiorno.